Ciao ragazzi, come va di nuovo insieme? Allora, per prima cosa vi invito a dare un occhio al mio ultimissimo libro, Professione Bassista, nel quale ho detto tutto ciò che sapevo, per darvi una mano a chi magari è in difficoltà, per poter avvicinarsi al mondo della professione o comunque poter essere in grado di affrontare qualsiasi tipo di viaggio musicale, provini, esami, eccetera. Lì ho detto tutto, trovate la versione PDF, la versione cartacea con sconti, tutto il link sul mio sito www.igorsardi.com. Mi sono arrivate anche tante richieste, giustamente come volevo, come speravo, che potete fare anche voi al modulo, al link che lascio sempre qui, quindi nella sezione video lezioni del mio sito. Una di queste è stato Piero che mi ha scritto. Riguardo proprio al libro, Professione Bassista. Ciao, grande, il mio problema invece, nonostante il capitolo sia molto chiaro, riuscire a mettere in pratica le cose che studio, che siano triadi, arpeggi, scale, non riesco a creare niente di musicale. Allora, questo è un problema che non è che io sia così bravo nell'improvvisazione, nel creare frasi così belle, però quello che ho cercato di dire nel libro, anzi, quello che ho cercato di fare in questo libro è dare spunti per ogni singolo argomento affrontato, partito dagli intervalli, le triadi, poi agli accordi estesi, quadriadi, eccetera, fino ad arrivare alle scale. Ogni argomento capire come studiarlo, cioè quali sono stati i miei percorsi di studio, quindi esercizi, eccetera. E ho cercato di non farvi ripetere l'errore che ho fatto io, quindi studiare tanto ma non mettere in pratica. Quindi per ogni esercizio fermatevi, prendetevi il tempo, che siano settimane, mesi, anni, ma se studiate le triadi maggiori, alla fine del vostro percorso di studio delle triadi maggiori, queste triadi le dovete sapere usare, le dovete conoscere in tutte le sue forme, in tutti i suoi colori, in tutte le loro possibilità che ci danno, quindi di composizione, di improvvisazione, di fraseggio, eccetera. Quindi questo era il senso un po' del libro, per ogni argomento arrivare con degli esempi. Da cui potete partire per poi prendere spunto e creare roba vostra. Dicevo, il fine poi di questo libro era appunto il mettere in pratica le cose. Allora, i consigli che ti do e che vi do sono sempre quelli di cercare per ogni, diciamo, voglio mettere in pratica l'intervallo. Io parto sempre con cose molto semplici, quindi un tappeto come avete visto nel libro. Io allego sempre inizialmente basi molto semplici sulle qua con le quali ci possiamo concentrare su quello che stiamo studiando senza pensare troppo alle successioni armoniche, ai tanti accordi, per poi inserirli piano piano. Quindi un tappeto. In questo caso era Mi maggiore, ora prendo il capitolo delle scale, ad esempio. O comunque anche mettere in pratica l'intervallo. Ad esempio, ho fatto vedere come si studiano le scale a parte di intervalli. Quindi, ad esempio, Mi, le terze. A cosa mi serve questo? Quando vado a mettere il tappeto, posso alternare delle linee melodiche a linee contenenti al loro interno dei frammenti di questi esercizi, quindi rendendoli musicali. Io ho fatto esempio le terze. Andiamo a mettere la base e vediamo un po' come ragiono io.
Mi maggiore, semplicissimo. Prima cosa, cantarsi in terza, anzi, prima cosa, ascoltare, in questo caso facciamo la scala di Mi maggiore, ascoltare tutti i gradi della scala, che colore hanno, che funzione hanno in rapporto a questa sonorità, a questa base, a questo accordo, quindi la tonica. Seconda o la nona. Quindi terza. Eccetera, eccetera. Settima. E piano piano vi entra in testa. Suono la mia scala. Cercando di memorizzare il sound appunto di ogni grado, quindi di ogni nome. Piano poi vado a fare delle piccole frasi, non 10.000 note. Questa non è musica, non lo so. Creare piccole frasi con respiro tra una frase e l'altra, quindi con pause. Ricordate, la musica è anche fatta di pause, anzi, soprattutto. Quindi, ad esempio. Pausa. Pausa. Poi posso fare delle frasi con più note. Mi riprendo e poi piano piano inserisco gli elementi, ad esempio le seste, ho fatto anche nel libro, mi sembra. Sesta. Vedete, alterno gli intervalli con frasi melodiche. Semplicemente me la sono cantata un pochino in testa, usando le quarte, appunto, oppure studio l'arpeggio Measure 7 di Mi. Grazie.
se prima mi do un'occhiata a cioè un ripasso, a suonarlo su tutta la tastiera, inizio a creare qualcosa di musicale, non ci provo almeno. Vedo, ho usato solo le note dell'arpeggio. Pentatonica. Scala maggiore. Era un esempio del libro. Cose del genere. Anche qui cerco di essere melodico. Pensate per un attimo di essere cantanti, non come me, ma cantanti bravi, cioè cercate di rifare sullo strumento quello che viene in mente, in testa. Io qui avevo, me l'ero cantata prima di scriverla questa frase. Quindi ragazzi, il senso il succo è quello di prendere ogni argomento e cercare piano piano di, partendo dal semplice, poi infatti forse dopo, sì, utilizzo la scala maggiore su più accordi, arrivateci gradualmente, cioè partite da un accordo solo, così sentite la sonorità della scala, della triade, di tutto, senza dover pensare ai cambi di accordo, lì ci si arriva dopo. Quando avete fatto pratica su un accordo solo, che in questo caso era maggiore, ma può essere minore,
settima, diminuito, eccetera. Poi sarà solo un andare a comporre un puzzle, quindi lavorate su un argomento alla volta, su un accordo alla volta, in tutte le tonalità, e poi quando volete andare avanti di difficoltà, magari non passate subito a successioni armoniche, progressioni armoniche con 40 accordi, mettetene 3, mettetene 2, 3, 4, fino a poi arrivare a non avere più problemi anche in progressioni un po' più complicate. Quindi anche oggi io spero di aver fatto contento Chiara, scusate, io con nome un bel Piero, e vi ricordo che anche voi potete, anzi dovete, vi obbligo a lasciarmi critiche, commenti, richieste di chiarimenti, di esercizi, approfondimenti, eccetera, riguardo a questo libro e non solo, anche riguardo a lezioni future, eccetera. Quindi sul mio sito trovate tutto, ovviamente, riguardo a questo libro e a tutti gli altri. Dalla prossima settimana, quindi intorno al 15 aprile, non so quando pubblicherò questo video, ma comunque dal 15 aprile mi sembra partono gli sconti su Amazon dei miei libri cartacei, mentre quelli PDF, per ora, inserendo il codice IGORBOOK, tutto attaccato, al momento del pagamento riceverete lo sconto. Quindi, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.